Candy Crush Saga, Candy Crush Soda, i giochi della King, della Playfish. Ancora giocate con queste cazzate di puzzle game fatte per farvi rubare i soldi a suon di microtransazioni, dove venite puniti perché dovete spendere obbligatoriamente i soldi, non perché siete scarsi. Venite puniti perché dovete spendere i soldi. Ci rendiamo conto che giocate a questi giochi con la scusa di giocare sul cesso, giocate a questi puzzle game truffaldini. Sentite Zio Zetta, vi mostrerò oggi un gioco che si chiama I'm Innocent. È un capolavoro dei puzzle game, soprattutto perché va a combattere quell'usanza di questi puzzle game mediocri, basati a botte di microtransazioni. Qui invece delle microtransazioni ci sono gli spot pubblicitari, ma non sono invasivi. Ti danno la possibilità di acquisire alcuni bonus in caso ti blocchi e massimo una vita aggiuntiva. Perché tu nell'arco della giornata, ogni giorno, hai 4 vite. Finite le 4 vite, non puoi più giocare, a meno che non paghi 50 euro. Quindi per cui la microtransazione dei 50 euro è fatta di proposito per non fartela spendere. Poi se tu sei stronzo e spendi 50 euro per continuare a giocare un'altra ora, sono cazzi tuoi. Però il bello di questo gioco è che c'ha delle vite limitate. Inoltre il puzzle game è fantastico, è un puzzle game che io non conoscevo, non so se esiste già come puzzle game a sé stante, come meccanica di gioco, ma io non la conoscevo. È una specie di Tetris dove lo scopo è riempire tutta la colonna o tutta la riga. Abbiamo ogni turno 3 figure tra le quali scegliere. Lo scopo è raggiungere gli obiettivi di inizio partita. Quindi eliminare tot celle di un tipo, celle di un determinato colore, eccetera. Con vari bonus e power up. Un gioco abbastanza semplice, intuitivo e assuefacente. È una bella meccanica di puzzle, bellissima. Oltre al puzzle game, questo gioco ha anche una storia. Cioè, è story driven il puzzle game. Perché il puzzle, in teoria, simula degli attacchi hacker che tu vai a seguire. Ed è fantastica, perché la storia si basa sulla tipologia del cellulare. Però stavolta, al contrario di giochi come Another Lost Phone, Laura Fall Missing o Sim, se non li conoscete andate a guardarli, che sono carini ma avevano solo l'idea del cellulare perso, che tu possiedi il cellulare di una persona, spulciandolo vivi la sua storia praticamente. Invece qui tu sei parte della storia, simula il cellulare, addirittura in questo gioco ricevi chiamate, i messaggi li ricevi coi suoni del tuo telefono, quindi sembra di ricevere veramente dei messaggi su Messenger di Facebook con cui potrai chattare, e a seconda delle risposte che darai alle persone la storia cambierà totalmente. In sintesi, la storia parla di te, che sei di te un ragazzo di circa 30 anni al quale un killer ha ammazzato tua sorella, ma questo killer è ancora a piede libero, è stato rapito e tuo scopo sarà salvarlo. È bellissimo l'incipit, cioè tu devi salvare il serial killer che ha ucciso tua sorella. Questo è l'incipit, ma poi la storia si fa profondissima ed è una cosa pazzesca come ti prende la storia e il voler sapere come va avanti, per come è strutturata, i messaggi con le persone, tutto raccontato attraverso i messaggi delle persone e con le foto fantastiche, ultra realistiche. Cioè sembra veramente che tu stai vivendo questi eventi, con le chiamate che ricevi. Le chiamate sono fittizie, però nel contesto in cui le ricevi sembrano reali. Cioè io la prima volta che ho cominciato a sentire queste chiamate, mi hanno dato i numeri di telefono da contattare, io mi cagavo sotto. Ed è tutto plausibile, sembra veramente tutto in tempo reale per come è strutturata la finzione. Quindi io spero che l'ho scaricato in massa sto I'm Innocent, così la smettiamo di vedere quei giochi di merda con le microtransazioni che hanno rotto il cazzo. Le microtransazioni hanno rotto il cazzo. Voglio più giochi della tipologia di I'm Innocent, dove lo sviluppatore, dandotelo gratis, comunque ci guadagna attraverso le pubblicità, ma lo fa in modo che non è invasivo e non ti spezza il gameplay. Datele un'occhiata se siete appassionati dei puzzle game. Date un'occhiata anche voi se adorate le storie intriganti e gialli. Non ve ne pentirete. Quindi il voto potete ben immaginare che voto gli ho dato.